Gullit e Van Basten, Vialli un signore e una perbene, la sua scomparsa una grande perdita. La marea di messaggi carichi d'affetto per Vialli non si ferma. Oggi al programma rondo dell'aperitivo olandese Ziggo hanno parlato Ruud Gullit e Marco Van Basten. Entrambi hanno avuto parole commoventi per Gianluca, soprattutto Ruud che è stato il suo allenatore al Chelsea. L'ex fuoriclasse del Milan ha raccontato, sono stato io a portarlo a Chelsea dalla Juve e per noi è stato un giocatore importante e tutti lo adoravano. L'ho visto e sfidato anche da giocatore quando ero al Milan, era l'attaccante della Samp insieme a Mancini. Che coppia! Eppure con la nazionale, i match tra Olanda e Italia sono sempre stati tosti e lui era formidabile. Un attaccante come pochi altri. Gullit è andato avanti aggiungendo altri complimenti, Gianluca era uno di personalità. Un bravo ragazzo che veniva da una famiglia che stava bene economicamente. Era un signore nei comportamenti e nei rapporti che instaurava con le persone. È fantastico che abbia vinto l'Europeo nel 2021 proprio con Mancini e gli ex compagni di squadra Lombardo e Devani. Poi con amarezza, quella di Vialli è una grande perdita e lui se n'è andato troppo presto. Ultimamente non ci siamo visti o frequentati spesso. Lui ha preso il mio posto come manager del Chelsea dopo che l'ho allenato per una stagione e mezzo. Ma il rapporto tra noi è rimasto ottimo. Mi ricordo che qualche anno fa ci siamo ritrovati a una trasmissione televisiva in Italia e abbiamo riso molto. È assurdo che dopo tutti i trofei vinti come allenatore del Chelsea abbia guidato solo il Watford e poi non abbia ricevuto altre chiamate. Ecco perché è stato così bello che abbia conquistato il campionato europeo con la nazionale. Anche se da dirigente. Finale sulla malattia, sapevamo che era malato. Ho parlato con un mio amico che ho visitato un mese fa ed è stato doloroso il suo racconto. Gianluca sapeva quello a cui andava incontro. Dannazione. Troppo presto. Terribile. Proprio come Sinisa Mihajlovic, sono stato a casa sua. Anche lui era uomo simpatico e dolce. Troppo dolore. Eccoci all'ex pallone d'oro, il cigno di Utrecht che ha fatto innamorare i milanisti, la scomparsa di Vialli ha detto Van Basten mi colpisce ancora di più perché lui è a me molto vicino come età. Quello che ha detto Mancini è stato bellissimo e gli mando un abbraccio. Hanno pianto insieme dopo aver vinto il titolo nel 2021 con l'Italia e hanno cancellato la sconfitta a Wembley in Coppa Campioni del 1992. Dopo 2020 Euro Luca era di nuovo in forma e tutti speravamo, invece. Ora Roberto ha pianto perché il suo amico non c'è più. Ho giocato a golf con Gianluca a Torino a un torneo organizzato dalla sua fondazione. Era sempre divertente. Lo ricordo con affetto.